Nella notte di domenica, aggressione a due giovani in via Cittadella, denunciato un 19enne ubriaco. Contro il bullismo a colpi di rap, Michael Bernardoni, in arte Made, si è presentato così agli studenti piacentini, raccontando la propria esperienza di bullizzato. Fiorenzuola si è colorata di giallo per la festa del ringraziamento di Coldiretti, il presidente Crotti, tutelare la biodiversità. Quasi 20.000 i visitatori per il mercato dei vini a Piacenza Expo. Presentato questa mattina il calendario della polizia in collaborazione con UNICEF, i proventi per i bambini dello Yemen e i figli malati degli agenti. Il Piace di Franzini rimedia il secondo KO in 8 giorni, al Garilli trionfa l'Arezzo per 2-0, male anche il Pro Piacenza, sconfitto dall'Albissola. Stasera torna l'appuntamento con Zona Calcio alle 20.45 su Telelibertà.